Ok amici, visto che Halloween si avvicina e il momento di farsi gli scherzi a vicenda, così mentre Odisseo dorme ho già preparato uno scherzo per lui. Mi serviranno una maschera spaventosa e un palloncino. Mettiamo la maschera sul palloncino e siamo a posto. E ora andiamo di sopra. Odisseo sta ancora dormendo, allora compagni, entriamo! Ora, prima che Odisseo si sveglia, guardate cosa faremo! Appenderemo questa maschera sulla sua testa con una corda! Il nostro primo scherzo! Andiamo! Il nostro primo scherzo, allora ragazzi, è pronto! E indovinate un po', non ho finito! Le attaccherò le ciabatte al pavimento e lui cadrà! Bene amici, ho del nastro adesivo in mano e lo attaccherò alla suola! Lo attaccherò alla prima ciabatta! E poi lascerò qui la seconda per ora! Bene, così. Ora stacchiamo il nastro adesivo. Quando avrò finito con la prima ciabatta, la incollerò al pavimento. E la seconda ciabatta, come potete vedere, è pronta. Incolliamo anche questa. Questo era il secondo scherzo, ma ne ho un terzo. Per questo scherzo abbiamo bisogno di vernice rossa e di un pennello. Intingeremo il pennello e dipingeremo la maniglia della porta con la vernice. E quando Odisseo si sveglierà avrà un triplo scherzo! Ragazzi, ho finito lo scherzo ed è ora di lasciare la stanza prima che lui si svegli! C'è Cristo e se scherzi stamattina! Cioè, mi sono appena svegliato! Oh, ragazzi, questa è Cristo! Mi ha già fatto due scherzi! Voglio vendicarmi di lei! Oh, cavolo, ragazzi! Oh, oh! Che cos'è questo sangue? No, è vernice! Alla fine mi ha fatto un triplo scherzo! Cavolo, Chris, sul serio? Così tanti scherzi al mattino? Ma allora è Halloween adesso. Ok, Chris, è Halloween, ma stai esagerando. Ok, va bene, devo mettermi a posto. No, aspetta, aspetta. Cosa, Odisseo? Cosa c'è che non va? Va, vado in bagno perché ho una voglia matta, non ce la faccio più. Oh, va bene, allora vado, vai. Vado. Oh, stavo iniziando a preoccuparmi per lui. Amici, ho detto a Chris che dovevo andare in bagno, ma le ho mentito! Voglio solo farle uno scherzo! Per prima cosa, mi metterò della vernice sulle mani. Oh, fantastico, ragazzi, guardate, mettiamola per bene, sì! Ora poggiamoci allo specchio! Ecco così! Oh, è davvero spaventoso! Ragazzi, ho lasciato delle impronte sullo specchio, ma non è uno scherzo! Ora le lasceremo anche sull'asciugamano! Bene, guardate! Bene, e ora le appenderemo proprio qui! Oh, perfetto! Oh, sono così felice di essere libero, Oh, mi sento così bene, ho finito! Così in fretta? Quando hai avuto tempo? Sono un ragazzo veloce! Dimmi che hai avuto anche il tempo di lavarti i denti! No, non l'ho fatto! Tu vai a prepararti in bagno e mi lavo i denti più tardi! Ok, e voi dovreste lavarvi i denti ogni mattina quando vi svegliate, non fate come Odisseo! Oh, bugiarda, mi lavo i denti ogni mattina! No, non dirmi che... No, non dirmi che è solo vernice! Oh, ragazzi, Odisseo mi ha fatto uno scherzo! Devo vendicarmi ora con lui! E ora pulirò lo specchio con questo asciugamano! Oh, ancora sangue! Oh, questa è vernice! Odisseo, non sai cosa ti aspetta! Ma prima di vendicarmi con lui, devo pulire lo specchio! Anche io avrò bisogno di vernice per il mio scherzo. Metterò della vernice sul rubinetto proprio qui in basso e quando si leverà i denti il mio spazzolino sarà colorato. Immergiamo lo spazzolino nella vernice. Ora che lo spazzolino è pronto, dipingiamo il nostro rubinetto. Il nostro scherzo è pronto, ma prima dobbiamo pulire un po' il lavandino in modo che non sospetti nulla. Che succede, Chris? Sei un po' lenta, vero? Sì, sì, stavo lavando quello che avevi sporcato lì. Ti sentivo strillare là dentro. Ah, è molto divertente. Non dimenticare che devi ancora lavare i denti. Oh, sì, vero, vado a lavarmi. Ora vedrete cosa succederà lì. Oh, finalmente mi lavo i denti. Ah, ecco.
Ecco lo spazzolino e il dentifricio. Spremo molto dentifricio. Mettiamo un po' d'acqua sullo spazzolino così non sarà rigido. Ehi, il mio spazzolino preferito è rovinato. Scommetto che è stata Chris. Se le prenderà adesso, le prenderà davvero. Ah, 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 brava Chris, è stato uno scherzo molto spiritoso. Ah, ah, è stato molto divertente. L'hai visto? Bene, prendiamo qualcosa di buono da mangiare e guardiamo un film horror. Sì, sì, vado a prendere dell'acqua e qualcosa da mangiare. Ah, ho tanta sete. E ora amici, vedrete cosa le ho preparato. Chris, sul serio? Sì, Odisseo, sono assolutamente seria. Andiamo a mangiare qualcosa. Ok, ok, ci penso io. Adesso vedrà. Amici, ho qui due cupcake. Ma prima di portarle a Chris, voglio vendicarmi. Metterò del dentifricio sui cupcake. Lei penserà che sia della panna e li mangerà. E per rendere il tutto più credibile, li cospargeremo di zucchero colorato. Bene, andiamo. E ora ragazzi, dopo il dentifricio aggiungiamo gli zuccherini. Andiamo, Odisseo! Ecco Chris, prendi questo e provalo. Sembrano così buoni questi. Sì Chris, provali prima e poi dimmi cosa ne pensi. Certo che li proverò adesso. Oh, sono così golosi. È uno scherzo, sorella. Sei impazzito, ci hai messo il dentifricio. Sì, tu mi hai fatto uno scherzo e io ti ho risposto. Sei pazzo, vado a sciacquarmi la bocca. Ah, ce l'ho fatta. Sì, amici, dai, Chris, vai a lavarti e a prendere i popcorn. Iniziamo a guardare il film. Va bene, amici, ho qui due cesti pieni di popcorn. Perché non posso guardare un film senza popcorn. Odisseo ha messo il dentifricio sui miei cupcake. E io, amici miei, li verserò del tabasco. Diamolo una bella spruzzata. Oh, ecco il tuo popcorn. Grazie, Chris. Cosa c'è che non va, Odisseo? Ti è piaciuto così tanto il popcorn? Sì, certo, sei nel tuo repertorio, Chris. Oh? Oh, il campanello? Sì. Probabilmente sono venuti per i dolci. Ti ricordi cosa è successo l'anno scorso? Sì, me lo ricordo. Vengo anch'io. Oh, che bel costume. Ecco, prendi un po' di caramelle. Ladro, dove stai andando? Ma questa volta sono preparata. Sei pazza, hai preparato dei super dolci per lui. Va bene, ma questa sarà la sua punizione adesso. Ok amici, perché sapevo che il ladro sarebbe venuto a rubare i nostri dolci, questa volta non sarà così fortunato. Avremo bisogno di 3 limoni, bastoncini, scaglie colorate, Nutella, un bicchiere per intingere. Mettiamo il limone su questo bastoncino, così, 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 così. Poi prendiamo la Nutella e ci intingiamo il limone. Poi cospargiamo sopra delle scaglie colorate e il gioco è fatto! Il ladro sicuramente non si aspetta che lo facciamo! Bene, Chris, andiamo a punirlo! Andiamo! A lei! Buon appetito! È stata una grande giornata oggi. Esatto, abbiamo fatto un sacco di scherzi oggi, ma questo è sicuramente il migliore. Sì ragazzi, e se vi è piaciuto il nostro video mettete mi piace, iscrivetevi, premete il campanello e ci vediamo.